Con l'approvazione del decreto semplificazioni da parte del Consiglio dei Ministri è entrata a regime la ricetta elettronica sperimentata nel corso della pandemia per consentire l'approvvigionamento di farmaci durante il lockdown. Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici, ha affermato il ministro Orazio Schillaci, perché abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini, che non dovranno recarsi negli studi medici, ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio telefono cellulare. Questo servizio ha avuto un ottimo gradimento da parte dei pazienti, ha affermato il presidente dell'AFNOMCEO Filippo Anelli. Ringraziamo il ministro della Salute Orazio Schillaci per essersi fatto carico della questione e per aver messo a sistema la digitalizzazione della ricetta, che può essere ora inviata attraverso il fascicolo sanitario elettronico, come sta avvenendo già in molte regioni o comunque in maniera digitale. Una misura particolarmente attesa dalle persone anziane, spesso affette da più di una patologia cronica, non autosufficienti o che hanno difficoltà a spostarsi, ma apprezzata anche dai medici di medicina generale,